Sì, alla Dall'Ara il Bologna torna al successo grazie a una doppietta di Bellucci. Il primo gol su un rigore tra le proteste dei giocatori del Verona, il secondo bellissimo, lo avete già visto. Buon primo tempo dei rossoblù ispirati da Zauli. Nella ripresa meglio il Verona stasera in campo con una divisa gialla. Ma andiamo a vedere le immagini della partita. Nel Bologna forfè all'ultimo momento di Torrisi, febbricitante, gioca a Mezzano. Al quinto lancio di Zauli a cercare Marazzina, contrastato da Bonomi, il centravanti cade in area, Paparesta fischia il rigore. Protestano gli ospiti con l'arbitro, è il terzo penalty assegnato ai rossoblù. Va sul dischetto Bellucci e trasforma, 14esima rete stagionale per lui. Il Verona risponde, contropiede corto, Junco a Italiano che va al tiro e respinge Pagliuca che chiude poi sui piedi di Adailton. Continua a brillare Zauli, salta Teodorani, il tiro è parato da Pegolo. Al 22esimo lungo traversone dal fondo di Cassani, Munari al volo spara in curva. Trascorrono 10 minuti, bel suggerimento di Zauli per Marazzina che arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento. Il primo tempo si chiude col Bologna in attacco, 40esimo, Amoroso, sinistro tagliatissimo che va a rimbalzare sulla traversa. Un minuto dopo cross di Capuano, Marazzina anticipa tutti ma la palla esce. Nella ripresa dopo uno spunto di Bellucci, tiro deviato da Turati, il Bologna si spegne. Al quarto punizione di Adailton, Pagliuca vola e mette in angolo. Ottavo minuto, azione travolgente della Verona che attraversa le linee rossoblù. Adailton spinge Italiano sul fondo, cross perfetto, Junco, gol facile e facile che riporta il match in parità. Al 20esimo contrasto in area veneta tra Bellucci e Turati, Paparesta stavolta non interviene. Il pareggio sembra ormai nelle corde della partita, scesa di tono, ma al 36esimo Nervo si intestardisce su un pallone fino ad avere ragione e serve Bellucci, spettacolare girata al volo verso il secondo palo, gran gol, davvero capocannoniere. Il Dall'Ara esplode, un'acrobazia tutta da rivedere e da ricordare, il Verona non ha più forza per reagire, finisce 2-1 per i rossoblù. E ora andiamo a sentire gli allenatori nel dopopartita. Per Mandorlini un successo sofferto dopo le sconfitte, la sconfitta con la Triestina e il pareggio a Pescara. Invece per quanto riguarda l'allenatore del Verona, Ficcadenti, ha qualcosa da rimproverarsi per il rigore, nulla però nei confronti dei suoi giocatori. Sentiamo nell'ordine prima Mandorlini e poi Ficcadenti. Tre punti importanti per noi, per tutto il nostro ambiente, i tifosi, il nostro presidente, ci permette di lavorare un po' più tranquilli e già avremo una partita sabato difficilissima, il derby col Modena, quindi non c'è tempo per gioire, ma è giusto che sia così, non è una stagione in cui dobbiamo fare molto di più di quello che è, però chiaramente oggi più di vincere non potevamo. Grande Bellucci comunque. Claudio ha fatto un grandissimo gol, il primo tempo due o tre volte non gli è andato buon fine l'ultimo tiro, però insomma è un giocatore che si è sacrificato nel finale, è un giocatore importante per tutti.